È un momento del tutto particolare, è un momento del tutto particolare che viviamo, che vivono le famiglie, che vivono le imprese, che vivono i lavoratori, che vive il nostro paese, ma che vivono anche gli enti come il nostro, che vive la provincia di Grosseto e il territorio della provincia di Grosseto, indubbiamente. Quindi in questo momento di grande cambiamento, di incertezza, è importante fermarsi, anche razionalizzare, vedere le cose, metterle a posto. E tirare anche qualche conclusione, e io vi dico che non solo bisogna pensare positivo, ma io penso che ci sono le condizioni perché questo bicchiere sia visto mezzo pieno e proverei, diciamo, a ragionare di questo. Che cosa è cambiato in questo tempo? Perché se non partiamo da un'analisi di cosa è, di cosa si è, di quali condizioni si sono modificate nel tempo, credo che non faremmo bene questo nostro ragionamento di oggi. Anzi, il senso del bilancio non avrebbe, non ci sarebbe. In 2 anni e mezzo la provincia di Grosseto, il territorio, la comunità locale, come è successo magari prima, in altri territori è piombata la grande crisi. La difficoltà economico-finanziaria che si è abbattuta anche su questo territorio, che ha avuto la fortuna, per come è, di reggere al primo impatto, il 2008, la manifattura, la trasformazione, dell'Italia come la grande parte dell'Occidente, entrano in crisi dopo crisi della finanza internazionale, con delle precipitazioni di fatturato, di lavoro, con l'accrescere a dismisura della cassa integrazione in molte parti. Solo la Toscana ha ancora oggi decine di migliaia di persone che non risultano tra l'elenco dei disoccupati semplicemente perché sono protette dagli ammortizzatori sociali. E noi salutavamo questa nostra condizione con preoccupazione, ma con la constatazione che in provincia di Grosseto si continuava a godere di un trend estremamente positivo, perché negli 10 anni precedenti era la provincia che più di ogni altra, in termini di crescita di ricchezza prodotta, era cresciuta in Italia, grazie a molti fattori, il primo, a mio avviso, dei quali è il fatto che qui si era colto il vero senso della riconversione dell'economia dell'Occidente. La voglio sparare grossa, ma è un po' così. Elementi di discontinuità rispetto a ciò che è stata l'economia occidentale e anche la nostra, quella italiana, qui avevano radici diverse e quello che è successo qui ha dimostrato che innanzitutto una via diversa è possibile, ma alimentata da quella programmazione negoziata che è stata la base degli ultimi 15 anni delle amministrazioni pubbliche e della risposta del tessuto produttivo locale, hanno determinato risultati importanti. Ecco, quel trend alla fine ha portato a reggere sicuramente di più nell'ambito della caduta dalla crisi, e però poi alla fine il 2011, io non la voglio fare lunga, ma il 2011 è stato veramente molto difficile, così come è molto difficile il 2012. E i segnali che abbiamo non sono segnali positivi da questo punto di vista e soprattutto non sono segnali positivi, io penso, per le cause che generano la nostra difficoltà ritardata, che sono cause strutturali e cause contingenti, e gli effetti che determinano, sui quali bisogna che la politica, le politiche pubbliche bisogna che si interroghino, ma che si interroghi complessivamente la società. Discutiamo di questo anche oggi. Cause strutturali, perché noi siamo una economia fatta, innanzitutto siamo una comunità piccola. Quando ci descriviamo grandi lo facciamo convinti dei grandi valori, ma siamo una piccola comunità, in un contesto dove le dinamiche internazionali ci considerano molto distanti, anche nell'ambito di avere strumenti decisivi per intercettare situazioni diverse, e anche la struttura economica è fatta
da piccole, piccolissime imprese e quindi da un mondo del lavoro legato al sistema pubblico e di un certo tipo e al sistema privato di questo tipo. Imprese che hanno in media 1,7 addetti sono imprese molto piccole, cause contingenti, perché questa impresa ha meno patrimonio delle imprese più strutturate e quindi ha la capacità di tenere il passo lungo meno di altre, con la difficoltà oggi enorme di avere risposte dal sistema del credito, ed è questa la causa più grave delle difficoltà che si hanno oggi. Se a queste nel 2012 ci aggiungiamo il carico fiscale che raggiungerà le imprese e le famiglie in più, è evidente che ci sarà una situazione di difficoltà. Credo che la giornata di oggi certifichi in maniera chiara quanto è importante il ruolo dell'amministrazione provinciale in un contesto così vasto come quello della Maremma Grossetana. C'è un ruolo di coordinamento degli enti locali, un ruolo di aiuto alle imprese in un momento di grande emergenza economica come quello che stiamo vivendo in funzione della crisi che attraversa pesantemente il vecchio continente e soprattutto il nostro paese. Il ruolo della provincia è un ruolo consolidato, oggi il presidente Marras, la giunta nei tavoli hanno avuto modo, come dire, di esplicitarlo, hanno trovato conforto nel contributo di idee e proposte che è stato fornito dalla gente all'amministrazione provinciale. Troppe volte abbiamo analizzato la differenza tra l'offerta di servizi e di interventi sociali in provincia di Grosseto con quella di Firenze. Se prendiamo quanto spendono loro e quanto spendiamo noi, c'è un abisso, loro sembrano dei sulla luna e noi in fondo, mentre la qualità della vita è diversa. Chiaramente, che cosa è diverso? È il contesto, un contesto metropolitano dove la società è disgregata, è spezzettata, è più difficile connetterla da un contesto rurale dove invece c'è il tessuto che regge da sé a maglie forti, dei cordoni solidi, tradizionali, ma il primo nucleo è la famiglia. Se oggi la famiglia ha difficoltà economiche, può spingersi oltre, deve in qualche modo farlo, è evidente che si innescano meccanismi che hanno dinamiche anche di relazioni umane e che dovremo in qualche modo discutere. Tutto questo è il contesto che si è modificato e si sta modificando anche in provincia di Grosseto. Ed è evidente che noi dobbiamo pensare a che cosa è utile per contrastare gli effetti e rimuovere le cause che li hanno prodotti, se è possibile avere degli strumenti qui per farlo, e anche guardare dove si va, perché la nostra è una terra fatta di molti vecchi, dove i fenomeni per esempio di immigrazione sono crescenti, dove quindi esistono necessità di forte integrazione. Quando ci sono momenti di difficoltà è evidente che la prima reazione è quella di rinchiudersi, quella di stare dentro al proprio guscio, di avere delle paure nel confronto. Emergono certi timori a questo confronto diverso e al cambiamento. Mentre invece io penso, e lo hanno testimoniato prima di me il sindaco e il presidente della Camera di Commercio, è evidente che questo è il momento, non è solo l'anno, è il momento di cooperare. Ho avuto il piacere di ascoltare interlocutori interessati, professionalmente molto adeguati, tutte le categorie erano rappresentate, tutto il mondo agricolo era rappresentato, e con loro abbiamo parlato soprattutto di cosa fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Credo che comunque avremo lasciato nel nostro territorio un segno, soprattutto di un modello organizzativo, della necessità e della opportunità di lavorare insieme. Se ci sarà consentito, nei prossimi mesi faremo in modo di mettere le categorie intorno a un tavolo e riorganizzare, rilanciare in modo veramente significativo il nostro comparto, a partire soprattutto dalle forme associate, le cooperative, il mondo associativo in modo particolare. Noi come Confagricoltura abbiamo avuto modo molto spesso di attivare dei meccanismi collaborativi e affrontare le varie problematiche attinenti e pertinenti al nostro mondo agricolo con efficacia. Quindi crediamo che appunto per l'agricoltura e per le imprese che noi rappresentiamo
la funzione della provincia sia fondamentale, auspichiamo che questa nel tempo si fortifichi, che non si adottino politiche riduzionistiche, ovviamente senza considerare i connotati specifici relativi alle province appunto in questione, ma che si calibri bene la manovra per capire effettivamente laddove una funzione possa essere indispensabile come a Grosseto, magari dove invece possa essere marginale. Se l'intentativo è quello di rendere universalistici certi strumenti di protezione nel momento in cui naturalmente dobbiamo prendere atto che l'accesso al lavoro è sempre più fluido, dinamico, anche interrotto, perché così è la realtà di oggi, naturalmente dobbiamo pretendere sistemi universalistici di protezione. Noi avevamo provato a farlo subito, dall'inizio, proprio perché le nostre imprese sono proprio quelle imprese che non possono sfruttare se non in minima parte, poi lo hanno fatto quando hanno dovuto farlo, la cassa integrazione in deroga. Le nostre imprese non hanno mai avuto accesso, i lavoratori di queste imprese non hanno mai avuto strumenti di protezione. Il che significa, a mio avviso, che al di là dello strumento da rivedere, perché è un dibattito in Italia aperto da decenni, è da rimarcare un altro concetto, che oggi più che mai l'Occidente, quindi l'Italia, ha la possibilità di recuperare posizioni solo se riesce a dare valore ad ogni luogo, ad ogni specificità, ai valori che esprime in quel luogo, alla capacità cioè di lavorare di più sullo sviluppo locale e di conseguenza rispetto ai bisogni che si determinano in una comunità, ad organizzare una protezione sociale legata a quel territorio, la capacità cioè di progettare risposte anche di protezione. Non c'è semplicemente la necessità di dare risposta al bisogno di copertura universale, c'è la necessità di dare risposta a bisogni reali. Noi avevamo ipotizzato degli ammortizzatori sociali locali attraverso l'accordo con le associazioni di categoria, quelle dell'artigianato e quelle del commercio, che hanno significato qualcosa, una risposta diversa, il tentativo cioè di reggere in un momento di difficoltà l'occupazione, non di premettere una fase prima del licenziamento definitivo. Una giornata per parlare di quello che ha fatto la provincia è importantissimo, perché in questo momento in cui delle province si parla tanto, province sì e province no, proviamo a vedere cosa ha fatto e cosa si farebbe senza. Certamente nel nostro territorio ben poco di quello che si sta raccogliendo sarebbe avvenuto senza una provincia che integra e che include. Questo a Grosseto in Maremma significa parlare di provincia. Devo sottolineare che in questi 2 anni e mezzo tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale e anche altri enti istituzionali c'è stata una grande collaborazione, cioè abbiamo cercato di affrontare i temi del territorio, ciascuno per le sue competenze, in modo coordinato, abbiamo cercato di fare proprio squadra, quindi ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, perché in un territorio come il nostro, che è un territorio naturalmente molto variegato, è importante che si vada avanti con degli obiettivi comuni e si abbia il coraggio di portarli avanti fino in fondo. Non voglio qui perdere tempo sulla difesa d'ufficio delle province, è un dibattito aperto, mi pare che abbia preso una china pericolosa. Perché pericolosa? Perché alla fine questo Parlamento, questa è una convinzione anche critica che faccio verso la politica nazionale, non è in grado di affrontare seriamente una riforma istituzionale, non ha la forza, non ha avuto la forza di contrapporsi a questa sciocchezza che il governo ha presentato, non ha la forza di fare quel di più che servirebbe nel momento in cui c'è davvero da mettere le mani nel profondo dell'organizzazione dello Stato, a mio avviso è così. Il che significa che quello che hanno fatto, che è veramente una sciocchezza, rischia semplicemente di tradursi non nel scioglimento e nella abolizione delle province, che sarebbe già qualcosa di netto. In realtà quello che è stato proposto metterà questi enti, ma l'organizzazione locale, perché le stesse incertezze poi nel rapporto con la provincia ce l'hanno i comuni, piccoli come i grandi, metterà nella condizione di stallo per alcuni anni.
di modificazione, di incapacità di programmare seriamente il lungo periodo. Noi oggi vi presentiamo un rendiconto e vi diciamo anche dove andiamo perché abbiamo impostato un po' di cose, ma se perdura la situazione di questo genere, tra 5 anni, quando nessuno avrà messo ancora mano a che cosa significa trasferire una competenza, ragionare come si riorganizza quel personale, quel patrimonio, come si fa o chi lo deve fare, chi ha la legittimità di farlo se il sistema elettivo è diverso, ecco, questa è la deriva che io credo dobbiamo aspettarci, ed è giusto anche dirlo perché forse un sussulto degli italiani potrebbe essere utile a che questa sciocchezza in qualche modo venga riparata. Mi sento fortemente legato al lavoro, al ruolo di indirizzo che la provincia dà nell'arco della gestione complessiva del territorio, da una parte per la formazione dei tecnici del settore agrario e dall'altra nella formazione di coloro che dovranno curare poi l'accoglienza e il ricevimento dei turisti, delle persone che vengono a visitare il nostro territorio e poi della cura della persona. Quindi di conseguenza lo vedo in maniera rilevante quello che è l'attività che viene svolta a livello provinciale. Raffrontandoci con quello che è il territorio grossetano della Maremma, il ruolo della provincia, a mio giudizio, è indispensabile, perché è un territorio enorme, costellato di piccoli comuni che con la loro inautonomia non riuscirebbero a supplire a quello che è il ruolo oggi svolto dalla provincia. È evidente che c'è una situazione di grande difficoltà nella discussione di come si fa il nostro bilancio, anche perché sarà molto meno di 100 milioni complessivi. E quindi voi capite che soltanto in termini economici mettere in 10 anni in un'economia locale 50 milioni all'anno o non metterceli fanno 500. E questo è elemento banale, ma chiaramente importante, anche perché naturalmente questo induce a fare scelte come abbiamo fatto l'anno scorso, poi naturalmente vediamo anche nel proseguo, di smettere di fare tante cose. La provincia, in una provincia vera, è l'ente sussidiario per davvero, cioè quello che riesce a mettere quel di più per far fare quel salto a chi propone di fare qualcosa di importante. I piccoli comuni, il tessuto locale, i circuiti, la capacità di mettere insieme iniziative diverse e separate, è quello che è stato possibile fare per un lungo tempo e che non è più possibile fare da ormai, non da quest'anno, ma ormai dall'anno scorso. Abbiamo ridefinito il profilo programmatico proprio per questa ragione l'anno scorso, perché è tutto un c'entra. Non solo la coperta è corta, è cortissima. In più ci si aggiungono anche le difficoltà a fare investimenti, che è il primo mestiere, quello prima della riforma del decentramento delle province, fare le strade, costruire le scuole, fare investimenti, opere pubbliche. Una delle più grandi stazioni appaltanti italiane sono le province. La provincia di Grosseto ha ridotto i propri costi strutturali, quindi è una riduzione permanente nel tempo, non è un risparmio, una riduzione della spesa spot. È un costo in meno strutturato, quindi che rimane ogni anno nel tempo pari a quasi 2 milioni di euro. Tra tutte le province della Toscana siamo l'unica provincia ad aver attivato tutti i livelli di controllo interno, dico tutti. Pertanto l'attività amministrativa è soggetta a un controllo costante, a una verifica anche in termini di risultato e soprattutto a una rendicontazione, cioè una capacità di render conto al cittadino e all'autorità di controllo, che la rende prima tra le province toscane. Se abbiamo accettato il confronto col modello azienda per rendicontare la nostra efficienza, è anche utile e necessario accettare che l'ente si confronti anche con il fallimento del mercato sia pubblico che privato, cioè la situazione in cui ci troviamo oggi. L'azienda ha un compito, cioè ha una sua giustificazione economica. Il ricavo che ha dall'allocazione dei prodotti deve superare ovviamente i costi fissi. Se non lo fa, fallisce.
La provincia come ente pubblico, vi ricordate, noi allochiamo tutto quello che abbiamo, non abbiamo altro genere di riserve. Abbiamo un altro indicatore che giustifica la nostra efficienza: le spese di gestione, cioè quanto noi costiamo per funzionare, per esistere, per erogare i servizi al cittadino, ovviamente non deve in qualche modo essere più alta della spesa corrente e della spesa di investimento, cioè ciò che noi diamo al territorio. Quanto costiamo non può essere superiore a ciò che a quanto noi riversiamo sul territorio. Questo è un indice di efficienza, una giustificazione dell'esistenza, della capacità della provincia di erogare in modo efficiente ed economico i propri servizi. Con la spending review abbiamo già ridotto a tal punto le spese di gestione di amministrazione che quell'indicatore è un indicatore totalmente efficiente e a nostro favore. Cosa sta succedendo però? Che la riduzione dei trasferimenti alla provincia di Grosseto o alle province e comunque al sistema pubblico, perché di questi tagli sono interessati anche i comuni, sono variamente interessati anche gli altri enti pubblici, non potendo ridursi, cioè non potendo l'ente incidere ulteriormente sulle spese di funzionamento che oltre un certo limite non si possono abbattere, riduce la quantità di servizi erogati al cittadino. Attenzione, perché questo è un passaggio importante, cioè il volume dei tagli effettuati sugli enti pubblici locali oggi sta portando questi enti pubblici a ridurre la quantità di servizi erogati al cittadino sotto la soglia necessaria. Penso sia una giornata interessante perché mette in evidenza il livello attuale della provincia dei servizi dati. Ci fa riflettere su un mondo che in qualche modo sta cambiando, non sempre cambia in meglio, non sempre le scelte che vengono fatte hanno poi efficacia. La riduzione degli enti, la riduzione delle istituzioni non è un sistema buono per apportare vantaggi all'economia complessiva. Bisogna fare in modo tale che i servizi ci siano e il cittadino trovi le risposte, magari a minor costo ma magari più efficaci. Questo è il problema. Questa giornata è importante perché è stata l'occasione per noi amministratori della provincia di incontrare cittadini, associazioni, altri amministratori dei comuni e confrontarci un po' rispetto a quello che è stato fatto o non è stato fatto in questi 2 anni e mezzo di legislatura. Per me è stato importante questo confronto perché da una parte ho spiegato quelle che sono le problematiche del bilancio della provincia a fronte di risorse che sono sempre meno e dall'altra abbiamo però ragionato su come, razionalizzando le spese, migliorando l'uso del patrimonio della provincia, possiamo comunque ottenere dei risultati importanti. Non sappiamo se le province rimarranno, quindi questo ci pone in una condizione anche di instabilità, se vogliamo essere sinceri. Quindi queste sono le occasioni anche per far capire, per far comprendere che cosa significa provincia. Per troppo tempo forse è stato un po' disatteso questo proporsi all'esterno per far comprendere che la provincia non è solo ente, non sono solo consiglieri, ma sono sicuramente anche servizi. In questa situazione di crisi, di cambiamento, dobbiamo dar retta a qualcuno che fra l'altro ci ha scritto anche qualche libro sopra, che la crisi si supera semplicemente aspettando, perché tanto poi le cose si sistemano un po' da sé, oppure è comunque possibile fare qualcosa. E quel qualcosa, senza strumenti potenti o comunque gli strumenti storici o comunque avere la possibilità di incidere su effetti che sono causati da fattori esterni e quindi incidere in questi diventa sicuramente più difficile, è possibile farlo semplicemente con un'iniziativa istituzionale, da soli? Cioè, a me viene subito da rispondere che c'è un bisogno estremo in un territorio, in una provincia come la nostra, che quel qualcosa che possiamo fare dobbiamo farlo insieme. Ed è l'elemento della cooperazione,
è il modello cooperativo, è il metodo cooperativo che in qualche modo deve spingersi. E in questo senso io argomenterò anche qualche critica verso altri livelli di governo, perché io penso che se questa è la logica rispetto alla quale noi dovremmo spingerci, anzi io vorrei che fosse talmente chiaro che è questa la logica e che anche il territorio, anche il sistema produttivo ha bisogno di spingersi in questa direzione. E a me piacerebbe quest'anno, faccio una proposta, magari collocandola nel nostro contenitore che è il Consorzio Grosseto Lavoro, di fare la scuola di cooperazione, non della cooperazione, ma di cooperazione. Cioè la possibilità che questa piccola impresa, anziché fermarsi a dire è bella o brutta, è bello il grande, è bello il piccolo, come qualcuno ogni tanto fa, è semplicemente questa. E ha bisogno di essere aiutato, di aiutarsi semplicemente a ragionare insieme. E quindi ad avere la capacità di introdurre anche quell'elemento di specializzazione, di conoscenza, di innalzamento del livello di proposta, grazie al fatto che si riesca a cooperare, a fare la rete delle imprese, a crescere in questo senso aggregandosi, non per forza a diventare grandi o ad essere mangiati da quello più grande. Credo sia difficile pensare che il ruoli e competenze così delicate come quelle che per esempio in Toscana abbiamo trasferito da oltre 10 anni a questa parte alle province possano essere riallocate o presso i comuni o presso la stessa regione senza, come dire, perderne in qualità rispetto alla tenuta anche della filiera istituzionale, perché le province proprio per la loro posizione e ruolo geografico hanno consentito in questi anni anche il coordinamento di politiche attive sul territorio, che diventerebbe più complicato affrontare soltanto dal livello regionale e comunale. Questo ha consentito nel tempo, per esempio, a una provincia come quella di Grosseto di conquistare anche nuovi spazi e un ruolo da protagonista rispetto a tante tematiche regionali, penso tra tutte quelle legate allo sviluppo rurale, che hanno permesso a questo territorio di guadagnarsi anche un nome di tutto rispetto nel panorama regionale e nazionale. A torto le province, l'abolizione delle province o le province in quanto tali vengono inserite nei costi della politica. Significa perdere di vista una visione d'insieme del riassetto istituzionale e aver mancato un'occasione che è quella invece che avrebbe permesso di rivedere tutti i livelli istituzionali ripartendo le competenze secondo un principio di adeguatezza. Noi non rinunciamo al ruolo che ci siamo presi sin da subito, di essere il primo attore di politica economica locale, avere la capacità di organizzare fattori, di promuovere regole, di avere la capacità di mettere e di agevolare il mettere insieme. Non voglio dire che è difficile perché siamo per forza conflittuali, perché siamo per forza particolaristi. Non è vero che è difficile, è qualcosa di facile che però ha bisogno di una premessa, bisogna che in qualche modo tutti gli attori si sentano coinvolti in questo processo anche di cambiamento, di mettere insieme. Parlo di una situazione difficile, strutturale e contingente, che attanaglia tutte le imprese, in particolar modo quelle agricole, e da noi c'è un problema, che le imprese agricole sono vecchie e troppo piccole. E l'impresa cooperativa è una risposta tradizionale, ma anch'essa troppo piccola. E io devo rivedere anche la mia analisi, perché qualche tempo fa, ad un congresso di un'organizzazione delle cooperative, io andai dicendo: guardate, meglio una cooperativa in meno che una cooperativa in più, intendendo un processo di aggregazione positivo. Oggi va talmente accelerato che io vi dico: meglio una sola cooperativa, una sola, di servizi, e dalle cooperative di servizi devono trasformarsi in una cooperativa di filiere, perché oggi non basta più avere semplicemente qualcuno che viene o che ti prende ciò che produce. Serve che quello sia l'anello di congiunzione tra chi trasforma, perché la trasformazione di un prodotto di qualità è la nostra salvezza, e chi te lo vende, chi te lo compra. Se questo non si fa, è evidente che noi vivremo in balia di una ricomposizione fondiaria che non è un male, ma che non consente di fare ciò che noi abbiamo pensato di fare, governare il patrimonio nostro, che è l'ambiente, attraverso quelle regole che sono scritte nel PTC e che fotografano una provincia tra 30 anni con i colori di una provincia, come di un territorio, di un paesaggio come il nostro, che degrada dal verde al giallo al rosso, che non saranno più così, perché rischia di esserci un colore solo.
E allora se questo è possibile, è possibile sì, e allora bisogna in qualche modo lavorare e noi ci mettiamo a farlo insieme usando gli strumenti che ci sono a disposizione. Un soggetto come l'amministrazione provinciale che si pongono tra i cittadini, tra i comuni e la regione e che raccolgono le istanze soprattutto dei territori più poveri o delle esigenze più importanti, se penso ad esempio all'ambiente, anche le conflittualità riescono a mediarle perché non sono poi così diciamo legate al territorio come può essere il comune. Se questo ente dovesse venire meno, le conflittualità si scaricherebbero inevitabilmente sui sindaci, soprattutto dei comuni minori, e non avrebbero referente nella regione toscana perché è troppo lontana dalle comunità locali. Fare il punto del proprio operato con i propri cittadini e con tutte le realtà istituzionali con cui questa si confronta sia un esempio di civiltà e di rispetto nei confronti proprio del proprio elettorato. Dico tranquillamente che senza praticamente l'aiuto della provincia, il ruolo di coordinamento dell'ente provinciale nelle mie materie, avrei trovato molte più difficoltà. Se si prende una strada bisogna prenderla con coraggio. Non si può dire che siamo per le fonti rinnovabili e il minuto successivo essere tutti contro. Cioè, non si può mettere giù un impianto fotovoltaico e pretendere che ci siano gli alberi che gli fanno ombra. Delle due l'una. Noi abbiamo fatto con il protocollo firmato nel 2009 un passo decisivo verso una, e con il PTC un passo decisivo verso un governo anche delle rinnovabili, perché non abbiamo nascosto le difficoltà. 2 anni e mezzo di lavoro in provincia di Grosseto, 2 anni e mezzo fatti di governo del territorio, di energie rinnovabili, di informatizzazione e riduzione del divario digitale, per dare regole certe, chiare alle imprese, ai cittadini, a tutto il territorio, attraverso l'approvazione del piano territoriale di coordinamento, il regolamento del demanio idrico, il piano cave, attraverso la realizzazione della rete telematica della pubblica amministrazione e del progetto Maremma Wi-Fi, un progetto che collega tutti i comuni della provincia di Grosseto attraverso un servizio internet destinato ai cittadini e ai turisti. 2 anni e mezzo per la crescita delle energie rinnovabili, che in questo territorio si sono sviluppate tantissime, e adesso ci aspettano altri 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo per guardare al futuro, per chiudere le partite ancora aperte, da quelle più delicate come l'autostrada tirrenica al sistema dei nostri porti, che sono importanti, significativi per tutta l'economia del territorio. 2 anni e mezzo di fronte a noi che vogliamo vivere intensamente e lavorare con la stessa tenacia che abbiamo avuto fino ad oggi. È da tempo, con atti, dal 2003 almeno sicuro, che l'autostrada, il territorio, le istituzioni, le organizzazioni, la società che si è espressa tutta, ha dichiarato di volere l'autostrada, prendendo atto del fatto che lo Stato non avrebbe mai finanziato la messa in sicurezza dell'Aurelia. Per cui tutto il dibattito che c'è attorno a questa cosa è una cosa che si ascolta volentieri, perché non sono cose balzate così, balenate a qualcuno per la testa, ma sono semplicemente antistoriche, quindi sono prive di fondamento nella realtà. Ma l'autostrada, se noi la vogliamo, vogliamo che sia qualcosa che ci serve. E quella che ci è stata proposta fino a luglio è un'autostrada non solo che non ci serve, ma che ci seppellisce. E allora è giusto pretendere che se c'è una strada, l'unica che è stata costruita decente in questa terra, non possa essere scambiata e dal giorno successivo, anziché attraversarla, si debba in qualche modo pagare. E la salvaguardia del paesaggio è lavoro, non è conservazione. La salvaguardia dei valori dell'ambiente e del nostro territorio stanno nella trasformazione governata del territorio. Il nostro è un territorio, non se ne sono resi conto nemmeno a Firenze quando hanno fatto quella legge sul rischio idraulico, è il risultato di una profonda trasformazione del territorio, è la storia della trasformazione del territorio, non è conservazione e basta.
La conservazione motiva soltanto chi sceglie il territorio per quello che ha davanti a casa e quando ci torna dopo qualche giorno, dopo qualche mese, vorrebbe semplicemente che quello davanti a casa che gli ha dato la motivazione di starci e di venirci non si sia modificato, ma non è detto che sia il bene e l'interesse generale che è quello di cui noi dobbiamo occuparci per forza. E allora questo è. E io credo che sia importante che la Regione, anche la Regione, come ha fatto per esempio sul pedaggio, in qualche modo assuma l'orientamento di verificare questa possibilità. Quindi cerchiamo di affrontare le cose cercando di vedere un progetto. È quello che noi chiediamo rispetto all'autostrada. E poi il lavoro, che riguarda naturalmente i giovani, che riguarda la capacità di stare in un contesto difficile come quello di oggi, sono anche i servizi pubblici, sono anche quello che noi si fa o che non si farà più con i trasporti e che rischia di essere un peso importante anche dal punto di vista occupazionale, oltre che una riduzione importante di offerta di servizi. È quello che si fa sui rifiuti. Credo che oggi sia stata una giornata importantissima perché ci ha consentito a metà legislatura di poter fare un'esatta ricognizione di tutta l'attività che abbiamo svolta per quanto riguarda il mio dipartimento e degli impegni futuri che abbiamo di fronte. C'è un problema che riguarda ovviamente la continuità dell'amministrazione provinciale che mi auguro che sia superata e che ci consenta di portare fino in fondo tutti gli obiettivi che in qualche modo come giunta ci avevamo portato. Per quanto riguarda un comune come Castiglione a Pescaia, pensiamo che vi sia la necessità che un ente come la provincia possa continuare a svolgere il proprio ruolo di coordinamento delle varie politiche. 2 anni e mezzo di mandato che è non un punto d'arrivo ma un punto di partenza, un percorso che durerà speriamo per altri 2 anni e mezzo e con tantissime idee progettuali. Credo che la parte più importante si sia verificata proprio nella seconda parte della giornata con la costituzione di tavoli tematici dove veramente siamo riusciti a parlare con gli operatori comunque che occupano i nostri settori. Il tavolo delle politiche giovanili delle pari opportunità della cooperazione è stato un tavolo molto, molto partecipato, molte persone, molte idee che mi hanno nuovamente ristimolato a continuare ad andare avanti con la solita passione. La vicenda dell'inceneritore va declinata in un altro modo, è la vicenda di un'impresa che chiede di poter fare ciò che la legge in teoria gli consente di fare e quello che deve essere valutato è se quello che la legge consente di fare lì è possibile. Allora, noi abbiamo visto nel merito che questo è possibile. La sostanza di tutta la vicenda giudiziaria è questa. L'abbiamo rivista anche 2 o 3 volte perché abbiamo voluto accertarsi, visto che si parla di qualcosa di molto serio, nei confronti degli impatti, anche se naturalmente le tecnologie utilizzate sono assolutamente garantite. Ma è la vicenda di un'impresa che non può aspettare 7 anni a ricevere una risposta. È inaccettabile questo, che dopo 7 anni abbia ricevuto una risposta, o no o sì. In questo periodo si sta discutendo davvero tanto sull'utilità delle province e sembra che siano davvero inutili a livello nazionale. Una giornata come oggi, dalla partecipazione che c'è a questa giornata e soprattutto ai tavoli di lavoro, al confronto con gli assessori, sta dimostrando che non sono così inutili le province, ma anzi una provincia come la nostra, in un territorio così vasto, viene riconosciuta come un ente estremamente importante per coordinare delle attività essenziali, se basta pensare alla partecipazione sulla cultura, sul sociale e sul lavoro. Sono 3 temi che sono di estrema e fondamentale importanza per il nostro territorio, a cui noi con tutti gli altri attori stiamo cercando di dare un senso. E anche sul tema dell'orientamento, del lavoro, dell'accesso al lavoro, io credo che sia molto importante quello che sta facendo la Regione con il progetto Giovani Sì. È importante anche, a mio avviso, quello che stiamo facendo con la nuova organizzazione scolastica superiore. Sono molto preoccupanti i dati che vedono un decremento delle iscrizioni all'università, che danno il senso di una profondità della crisi che non si percepisce fino in fondo, che vivono le famiglie. Ma dobbiamo anche essere
coerenti con quello che dicevo prima, il welfare locale ha senso e dobbiamo essere molto attenti a quello, stare molto attenti all'idea o all'attrazione della regione di riprendersi le politiche attive sul lavoro. Uso le parole della Camusso, che è venuta un giorno a trovare i presidenti di provincia riuniti in assemblea a Roma, dicendo: quando abbiamo scelto insieme nel 98 di portare il lavoro in provincia, abbiamo scelto l'idea che solo a livello locale una società può auto-organizzarsi e può dare efficacia a un contributo all'intervento pubblico per permettere a chi lo cerca di trovare un lavoro. Allontanare queste politiche è sbagliato. Non riflettere sulle ragioni dei territori è sbagliato.